Mauro Lacqua, presente qui ai Emotions of the World, lo intervistiamo vicino alle sue opere, fatte appunto su un supporto tecnico abbastanza particolare, quale appunto il vetro. Perché questa scelta tecnica? Il vetro lo considero un materiale fantastico perché è delicato, è un po' come la vita, anche la vita è fragile, basta un niente perché si infranga, e il vetro è la stessa cosa. Bisogna avere cura di questi quadri, di queste opere, se vogliamo che sopravvivano al tempo, un po' come la vita, dobbiamo avere cura della vita. E per questo motivo che ho scelto il vetro, e poi perché col vetro, dipingendo all'incontrario, quindi i miei quadri non sono dipinti da questa parte ma sono dipinti da quest'altra parte, l'immagine che ottengo è un'immagine come se fosse congelata in una lastra di ghiaccio. Quindi l'effetto e la resa che io ottengo è una resa, direi, unica. È una resa unica, quindi è un'arte veramente particolare. Ci puoi descrivere, Mauro, da dove nasci artisticamente e se si può definire un genere di appartenenza, oppure se ti rifai a qualche nome illustre, diciamo, del passato della letteratura artistica? Ma io, come tutti i bambini, ho iniziato a giocare con i colori da piccolo, paciugando, come diciamo noi a Milano, con i colori, giocando, fino a quando ho deciso di farlo un po' più seriamente. Quindi sono andato a scuola, ho imparato, ho avuto la fortuna di incontrare un maestro di pittura e un maestro di vita, Mimmo Canonico, che all'età di 10 anni mi ha instillato nell'anima, nel cuore, il senso proprio dell'arte, il senso del colore, e quindi sono stato un po' come marchiato, no, da Mimmo Canonico, ed è rimasto in me questa fiamma latente per anni che poi è esplosa, diciamo, negli ultimi 15 anni. Non mi ispiro a nessuna corrente, non mi ispiro a nessun artista in particolare. Tutti gli artisti mi ispirano, tutti i lavori buoni mi ispirano, tutta l'arte vera mi ispira. Sono contaminato quotidianamente da tutta l'arte, e poi io sintetizzo, faccio mio, rielaboro, creo cose mie, perché credo che ognuno di noi debba esprimere con la propria arte la propria poetica. Perfetto. L'ultima domanda che vorrei farti, in futuro, come pensi che procederà la tua produzione? Quindi quali saranno le attese estetiche, tecniche e anche di contenuto che ci attenderanno da qui in futuro delle tue prossime opere? È una domanda a cui io non posso darti una risposta, perché tutta la mia produzione arriva da un mio sentire interiore e da un mio dolore che deve uscire, e l'arte aiuta a far uscire questo dolore. Quindi dirti che cosa mi riserverà la vita, dovrei avere una palla di cristallo e leggere il futuro per poi capire che tipo di produzioni farò. Io mi auguro di un giorno di assolutamente non produrre più arte, vorrebbe dire che ho raggiunto la serenità, la felicità, e non ho più bisogno di creare per tirar fuori questo mio tormento interiore. Grazie Mauro, gentilissimo.